Una volta in una scuola un bambino di 8 anni mi ha fatto la domanda più importante: ma perché si odiavano tanto gli ebrei? Per poter rispondere bisogna sforzarsi di capire perché questo popolo è stato così odiato da rappresentare qualcosa di orribile, anzi, l'orrore stesso. Bisogna capire come l'odio fosse legato al disprezzo e alimentato e giustificato dal disprezzo. Un disprezzo verso qualcosa di avvertito come contaminante, come perturbatore di un ordine, come nocivo per tutti coloro che possono entrarvi in contatto. Questo è il vero cuore del problema e penso che ancora oggi, nonostante tanti discorsi e tante commemorazioni, non sia stato studiato e compreso abbastanza. Agli ebrei è stato fatto quello che facciamo agli animali. Per poterli trattare con la crudeltà con cui li trattiamo, senza avvertire alcun brivido e alcun rimorso, rinchiudendoli, ammazzandoli e facendoli a pezzi, abbiamo dovuto privarli e derubarli dell'anima. Ed è proprio questo che è stato fatto agli ebrei. All'ebreo è stata tolta l'anima, gli è stata sottratta l'identità umana, gli è stata negata la dignità di persona, in poche parole è stato ridotto a essere subumano, è stato ridotto bestia.